Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La gara nazionale alla bocciofila Morrovalle, le gare regionali alla bocciofila Chiaravallese, il campionato regionale juniores alla bocciofila Marotta. Rinviato alla rubrica della prossima settimana il 13° meeting città di Castelfidardo. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Della gara nazionale alla bocciofila Morrovalle, 15° trofeo città di Morrovalle e 8° Memorial Luigi Bedini, nella rubrica della scorsa settimana vi avevamo anticipato due partite di Mirko Savoretti, quella degli 8° di finale contro Gianluca Formicone e quella dei 1/4 di finale contro Alfonso Nanni. Due partite emozionanti vinte per un soffio dal marchigiano recanatese con la maglia della bocciofila Rinascita Comitato di Modena. Ripartiamo con tutte le altre partite dei 1/4 di finale. Michele Agostini ancora 2000 contro Marco Camperio San Buchetto, Massimo Quercetti Castelfidardo contro Nicola Orazzi, Elvia Recina Villa Potenza, Matteo Angrilli Monte Granaro contro Naclerio Piergentili San Michele. Ascoltiamo il presidente della bocciofila Morrovalle, Domenico Torresi. Ma questa bocciofila come va? Dimmi. Abbastanza bene, abbastanza bene. Ringraziando tutti questi signori che ci stanno vicino. Tanti. Tanti, perché sono tanti, perché se non fossero loro tutte queste manifestazioni non si possono fare. Se non ci fosse loro e il volontariato finisce tutto. Il tuo volontariato c'è qui nella bocciofila? Beh, anche, ti aiuta, anche dei miei collaboratori, senz'altro, senz'altro. Tanti? Sì, 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 sì. E apposta facciamo tutte queste manifestazioni. E anche tu penso con un pensiero a Luigi Bedini. Bedini era un mio carissimo amico. Si può dimenticare. Si può dimenticare, perché abbiamo passato tante nottate assieme, quando lui, perché lui è stato un inventore di tutte queste manifestazioni. E allora lui mi chiamava e mi diceva: capo, stasera ci andiamo a mangiare un gelato, c'è da lavorare. Me lo ricordo, Luigi, me lo ricordo, anch'io siamo stati insieme tante, tante volte. Il più caro amico che io avevo nella mia vita. Tutte le domeniche vado a trovarlo al cimitero, tutte le domeniche. Bravo. E ora ascoltiamo Angelo Scocco, presidente del Comitato Provinciale di Macerata. Che dire, Angelo, siamo contenti di vederti qua, perché fino a qualche giorno fa, insomma, c'avevi qualche problema. Superati i problemi? Sì, superati. L'ultima volta che ci siamo visti ti avevo detto che dovevo fare questo intervento. È stato fatto, è andata tutto bene. Adesso sto riprendendo, diciamo, però ci vuole un po' di tempo. Si vede, si vede. Sì, comunque. La manifestazione oggi comunque. Sì, è la sempre. La solita manifestazione che organizza la bocciofila Morrovalle in memoria di Luigi Bedini. Sappiamo tutti che Luigi Bedini, cioè non c'è bisogno di soffermarsi. Devo ringraziare la bocciofila Morrovalle per questa manifestazione, ma anche sabato prossimo ci sarà quella in memoria di Frattari. E il movimento sta andando abbastanza bene, adesso ci saranno le prossime elezioni regionali e poi quelle provinciali, ci sono state quelle nazionali, ci sarà un po' di cambiamento, vedremo. Speriamo che il futuro delle bocce migliori. Devo dire una cosa, l'altra sera in occasione del premio Marche il vicepresidente nazionale ha detto che riporterà il premio Marche oro nelle Marche, e questo mi ha fatto molto piacere. E ora ascoltiamo Andrea Evangelisti alla sua ultima presenza in qualità di presidente regionale della Federbocce Marche. Questo abbinamento di cui dicevamo, una manifestazione gara riservata alla categoria A, quindi di alto livello, con il ricordo di persone come quello di Luigi Bedini, in questo caso, che hanno segnato il percorso delle bocce da un punto di vista sportivo e vorrei dire agonistico, in maniera particolare con delle idee messe anche in pratica, delle manifestazioni che ancora durano nel tempo, e credo, ecco, che sia davvero un binomio
che funziona non solo per gli scopi sportivi stretti, ma anche per rafforzare l'identità di coloro che anche attualmente gestiscono e portano avanti il mondo delle bocce, in particolare nelle società come in questo caso Morrovalle, che credo ormai abbia dimostrato in tante occasioni la sua efficienza, il suo essere attiva in tutti i campi, sportivo, sociale e affini, per cui un ringraziamento davvero a loro. E sicuramente nella nostra regione da oggi in particolare parte una serie di manifestazioni di alto livello che si spingeranno in là per qualche mese, vorrei dire, e che sì, riguarderanno sicuramente l'alto livello in senso categorie seniores, ma che comprendono anche categorie femminili fino a sfociare sulle categorie giovanili, quindi un bel percorso che ci accompagnerà fino all'estate, un percorso che personalmente finisco qui nel mio ruolo di presidente regionale, ma che mi auguro possa essere portato avanti convintamente e comunque sempre tenendo le nostre care bocce marchigiane nel cuore. Sono iniziate le due semifinali che vedono in campo Michele Agostini, Ancona 2000 e Massimo Quercetti, Castelfidardo, Mirko Savoretti, Rinascita Modena e Matteo Angrilli, Montegranaro. E Savoretti conduce per 6-3 su Angrilli, mentre Agostini conduce su Quercetti per 9-1. Due belle signore a colloquio col vicepresidente Gattari e Quercetti all'accosto. Prende il punto. Agostini alla bocciata. Colpisce ma allarga il gioco. Ora è venuto all'accosto, punto preso, Quercetti non lo riprende ed è un parziale tutto a favore di Michele Agostini, Ancona 2000, 10-1. Vediamo quest'altra semifinale con l'ottimo accosto di Mirko Savoretti e la bocciata di Matteo Angrilli. Colpisce, se ne va il pallino. E ora Angrilli è costretto a venire all'accosto. Prende il punto, Savoretti tira la boccia corta, la sbaglia, ci riprova, colpisce e prende il punto, anzi due. La bocciata di Matteo Angrilli colpisce ma lascia un punto all'avversario, 7-3. Massimo Quercetti alla bocciata, è il secondo errore e poi arriva anche il terzo e infine colpisce Quercetti, se ne va anche il pallino e la vittoria, netta vittoria, Michele Agostini, Ancona 2000. E intanto Matteo Angrilli ha accorciato le distanze, 4-7. Angrilli alla bocciata, eccezionale, un fermo per Matteo Angrilli. Savoretti al tiro sul pallino, lo sbaglia. E ora Mirko Savoretti ci riprova, va al tiro sul pallino, lo colpisce e a fondo campo, sono 3 punti per lui. Ma Angrilli ha ancora 2 bocce da giocare, con la prima prende il punto, con la seconda conquista il secondo punto e si porta sul 6-7. E c'è chi sulla tribuna, per vedere meglio il gioco, si sposta un pochino di lato. E torniamo a questa interessante partita di semifinale con la bocciata di Matteo Angrilli che colpisce. Savoretti riprende il punto, Angrilli ancora la bocciata e ancora un centro ed è il pareggio, 7-7. Matteo Angrilli alla bocciata, bel centro. Savoretti all'accosto,
Sta prendendo una direzione sbagliata la sua boccia e non prende il punto Mirko Savoretti, che ora va alla bocciata sul pallino. Lo colpisce e a fondo campo prende il punto. Angrilli. Bella bocciata di Matteo Angrilli, punto preso. E ora vediamo se riesce ad inserire il secondo punto, ma la sua boccia è un pochino forte. Ed è un punto, il sorpasso. Matteo Angrilli alla bocciata, colpisce, bel centro. Savoretti, ancora un ottimo accosto per lui. Angrilli, ancora un centro. Savoretti riprende il punto. Angrilli, ultima boccia. Colpisce pulito. E Savoretti viene all'accosto. Ma la sua boccia questa volta è lunga. E Angrilli si porta sul 9-7. Queste sono partite che non finiscono mai. Ed ecco Savoretti all'accosto. Non è un buon accosto. Va al tiro e colpisce. E nemmeno Matteo Angrilli accosta bene. Non ha preso il punto, ci riprova. Prende il punto, non troppo buono. Savoretti. Guardate cosa succede. Due punti per Matteo Angrilli. Errore, grave errore per Mirko Savoretti, che ora viene all'accosto con l'ultima boccia. E lascia due punti a Matteo Angrilli, che ha la vittoria in mano con questa boccia. 11 a terra. Ma no. Non ce l'ha fatta Matteo Angrilli, non ce l'ha fatta. Due punti soltanto, 11-7 per lui. Incredibile. Che succederà ancora in questa semifinale? Savoretti alla bocciata, colpisce, porta via entrambe le bocce del suo avversario. Angrilli all'accosto. Prende il punto, Savoretti alla bocciata. Ancora un centro, Angrilli. Ultima boccia per Matteo Angrilli, però non riprende il punto. E Mirko Savoretti, con l'ultima boccia, inserisce il secondo punto e si porta sul 9-11. Tutti in attesa di vedere come finirà questa partita. Matteo Angrilli all'accosto. Ha sbagliato la prima boccia, ora con la seconda. Arriva vicinissimo al pallino, Savoretti colpisce molto bene, Matteo Angrilli, e sbaglia ancora questo accosto. Angrilli è andato un pochino in crisi dopo quella terza boccia non inserita che gli avrebbe fatto conquistare la semifinale. Ha sbagliato anche l'ultimo accosto e ora Mirko Savoretti può chiudere qui la partita, può chiudere qui questa semifinale e approdare alla finalissima contro Michele Agostini. Secondo punto inserito. E arriva anche il terzo punto e la vittoria per Mirko Savoretti in finale. Robertino, una previsione, chi vincerà? Ormai vince Savoretti. Una previsione, chi vincerà? Michele. No, una previsione, chi vincerà? Non lo so. Qualche secondo di silenzio in memoria di Luigi Bedini. Ed ecco la finalissima.
Michele Agostini Ancona 2000 contro Mirko Savoretti Rinascita Modena. Agostini, un accosto non troppo buono. Savoretti prende il punto. Agostini al tiro sul pallino. Colpisce. E a fondo campo, naturalmente, il punto è suo. Savoretti all'accosto. Sua boccia è corta, ma il punto è preso. Va a tirare la boccia corta di volo. Agostini la colpisce bene e prende il punto. Savoretti alla bocciata. Colpisce. Punto preso, anzi due. Agostini tira la boccia corta. E prende il punto. Savoretti colpisce e il punto è di Agostini, 1-0. La bocciata di Savoretti ed è il pareggio, 1-1. Agostini all'accosto. Non prende il punto. Savoretti non inserisce il secondo punto, 2-1. La bocciata di Agostini, il pallino è colpito. Savoretti va a tirare la boccia laterale, ma la sbaglia e sono due punti per Michele Agostini. 3-2. E Robertino ancora ci vede bene, ma fino a quando? Ultima boccia all'accosto per Michele Agostini. È un ottimo punto preso. Savoretti. Bocciata, errore. Ci riprova Mirko Savoretti ed è un altro errore. 4-2 per Agostini. Sempre un grande pubblico qui alla Bocciofila Morrovalle. Savoretti all'accosto. Non prende il punto. Ultima boccia per Michele Agostini. È soltanto un punto per lui ed è il 5-2. Savoretti all'accosto con l'ultima boccia. Non prende il punto. E va al tiro sul pallino Agostini. Lo colpisce, non gli va troppo bene, comunque un punto è preso. Ed arriva anche il secondo punto ed è il 7-2. Evidentemente Mirko Savoretti ha qualche problema fisico. Michele Agostini invece non lo ha. Savoretti alla bocciata, colpisce, sono due punti per lui, 4-7. Savoretti alla bocciata su un bersaglio, ma non si sposta la boccia dichiarata e si riposiziona. Di nuovo Savoretti alla bocciata e guardate un po', che sfortuna. Non si sposta la boccia dichiarata. E sono addirittura 4 punti per Michele Agostini, 11-4. Questa volta sembrano impossibili i grandi recuperi che Savoretti ha fatto nelle partite precedenti, ora vediamo. E non ha preso il punto e allora dichiara il pallino. E guardate un po' dove è andato a finire il pallino. Giocata annullata, si ripete. Agostini all'accosto, ottimo il suo accosto. Savoretti alla bocciata, colpisce, se ne va anche il pallino e il punto